Avevamo perso l'abitudine di controllare il bollettino quotidiano dei casi Covid, il documento pubblicato dalla Regione Calabria che contiene i dati sull'evoluzione della malattia sul territorio regionale sta tornando di moda. Quasi 3.000 positivi attualmente censiti dal sistema sanitario e la puntualizzazione è necessaria, lo spiegheremo tra poco. Nelle ultime 24 ore sono emerse circa 70 nuove positività, non è stato registrato fortunatamente alcun decesso e si sono negativizzate 39 persone. Ma questi numeri sono sicuramente sottostimati, visto che sempre più persone fanno uso di test fai da te e non segnalano la propria positività all'ASP. Il ritorno del Covid si riscontra invece anche dai dati riguardanti i ricoveri. Sono un centinaio i soggetti ricoverati nei reparti di area medica nelle strutture della regione, 8 i pazienti in terapia intensiva, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria le province più colpite, pochi nel Vibonese, nessuno in provincia di Crotone. Nel Cosentino la recrudescenza del virus dovrebbe consigliare un'accelerazione nella creazione dei posti letto di terapia intensiva per non incorrere in problemi di carenza in caso di aumento esponenziale dei ricoveri. La situazione al momento è sotto controllo, ma la scarsa propensione dei calabresi alla vaccinazione, 5.500 quelli inoculati nell'ultimo periodo contro i 33.000 effettuati ad esempio in Liguria, rende possibili scenari più impegnativi. Giovanni Malomo, responsabile della pneumologia territoriale, fotografa la situazione in provincia di Cosenza. C'è un aumento dei casi, c'è un aumento dei ricoveri. E in provincia di Cosenza attualmente sono 34 i ricoverati, e con una richiesta sempre più pressante da parte dei pronto soccorsi all'ospedalizzazione di pazienti fragili e con comorbidità. Sono aumentati anche i decessi, perché purtroppo questi pazienti fragili con comorbidità il Covid fa la differenza. Possiamo dire che chiaramente il tutto è legato a due fattori principali, a una campagna vaccinale che non è partita per il Covid e con l'aumento dei contagi legato sia alla mancanza di una campagna vaccinale che risulta ferma e chiaramente anche dal freddo, quindi un'altra importante causa è l'arrivo del freddo.